lavorare in quegli anni voleva dire saltare su diverse pedane. Avevamo l'appoggio, in quanto storici dell'arte, di molti aspetti, molti rami dell'attenzione scientifica, e in modo particolare quella di alcuni, come mai abbastanza ricordato, Lucio Gambi, geografo dell'uomo, storico dell'uomo, che fu il primo presidente dell'Istituto per i Beni Culturali. Gambi aveva una grande capacità di coinvolgimento, era un amico di straordinaria schiettezza scientifica, era un oratore consumatissimo. Quello che in Gambi era appassionante per noi era la trasformazione dell'ambiente umano in un ambiente capace di una forma alla quale l'uomo non è assolutamente assente o addirittura incapace. L'uomo è il creatore di una di quei quadri ambientali dentro i quali la sua visione inquadrava il mondo, e particolarmente il mondo italiano, cioè quel mondo fitto di circostanze creative nelle quali regione per regione, provincia per provincia, si riconosce la qualità italiana dell'invenzione così ambientale che creativa e artistica. Allora cessavano, in poche parole, tutte le chiusure, gli spazi ciechi fra l'opera d'arte e il paesaggio. Il paesaggio entrava a far parte, come grande espressione materna, direi, di fenomeni, di forme, di vitalità e invenzioni che nascevano, sì, dalla testa degli artisti, ma dentro quel paesaggio, e fra loro poi tutti si ritrovavano alla fine in una figura comune. Credo sia importante ricordare questo, cioè la teoria dei quadri ambientali e quell'impressione connaturata all'ambiente, che di cui l'Istituto dei Beni Culturali poi diventerà il luogo espressivo. Quasi sarebbe già finito di dire cosa poteva essere un luogo allora sognato come un istituto di questo genere, se si entrasse dentro la cognizione, la generale cognizione che Gambi ci consegnava a questo proposito. Col passaggio degli anni 70 ci sono due operazioni che si sovrappongono, per così dire. L'una è un pochino quella che si muoveva di qui, con poche lire, però strano, singolare almeno, con poche lire date con grande comprensione da Carlo Maria Badini, che allora era assessore alla cultura della provincia di Bologna. Carlo Maria aveva capito, prima di tutta la sua stagione musicale, aveva capito che andando in giro per le campagne, luoghi da cui lui proveniva, del resto, lui era di medicina, e si potevano scoprire nei fatti tutte o gran parte di quelle cose che Lucio Gambi o Carlo Poni scrivevano nei libri. Campagna era ancora lì, offerta alle riflessioni e in questo senso anche a una comprensione di fatto, come del resto di fatto era anche la comprensione dell'opera d'arte figurativa. Finalmente era possibile vedere i quadri nelle chiese e lavorare direttamente sui fatti, imponendosi un colloquio che fino allora era un colloquio accademico, fra virgolette, e relegato ai libri, alle interpretazioni anche un po' fumose, verbose, di cui spesso gli storici. La scoperta della provincia era di fatto una scoperta del paesaggio, perché quella chiesa in cima a quella
montagna che sta lassù. Perché? Perché la sua origine medievale, perché non poteva non essere se non lassù in cima, lontana dai trabocchetti delle valli e dei fiumi in piena e dei passaggi a livello dei diversi poteri. Ecco, questo era un modo per comprendere come lassù potesse esserci un itinerario, una strada per Roma, un cammino dei monaci, che ne so, agostiniani. E siamo arrivati al territorio come museo, appunto. Come... Che era ciò che noi volevamo fare con i soldi di Carlo Maria. Avevamo messo insieme un centinaio di persone, tra i quali anche alcuni giovani, allora passai, Marina Foschi, Sergio Venturi e qualche altro, che parecchi altri, tematizzando le vallate e del Setta e del Reno, la strada che da, che ne so, Camugnano conduce attraverso Bargi e Subiana fino a Porretta, e che cosa, dando una figurazione alla storia che in genere con dei soli nomi accompagna queste strade, che sono la cosa più importante di tutta la vicenda umana, no? Una strada che resta è il passaggio, il pensiero, il lavoro, lo strazio di uomini e donne, no? Per secoli e secoli. Quindi questo snodarsi, che in montagna è così bello, delle strade su per l'Appennino, è eloquente, è di grande. E allora, parlando di queste cose e figurandoci una specie di fantasia paesistica, si andava di monte in monte con Paolo Monti, non bisogna dimenticarselo, grande fotografo, che accettava di venire e appunto a portare avanti un gruppo da Vlaov a Corrado Fanti a Tonio Guerra come aiutante nostro esterno, e poi appunto Conversano e Guglielmo Rossi. Io poi riconosco in loro questa ammirazione che avevano verso questo uomo che era Paolo Monti, che era un italo-svizzero come Steiermeier. Era un uomo, direi, con la testa, un montanaro con la testa puntata verso i costumi, l'economia, tradizioni, la bellezza, cioè aveva tutto il mondo davanti come il suo grande lago maggiore, cioè uomini nati e vissuti in questa meravigliosa Italia prealpina e alpina. Paolo Monti arrivò a Bologna perché io ero andato a lavorare per far su cassa un pochino da Garzanti, nel momento in cui Livio Garzanti e Giorgio Cusatelli, uomo di una sapienza e di una intelligenza assoluta, mettevano in piedi la storia della letteratura italiana affidata a Nicola Sapegno e Emilio Cecchi, e che è stata un po' la storia, appunto, di una generazione che immagino non lontana dalla vostra. E Garzanti, che aveva una testa fina, ma la sapeva lunga, disse: io questa prima edizione la vorrei illustrare. Qui ci vuole Paolo Monti. Perché? Perché è il migliore, perché è quello che costa di meno, aggiunse, perché era un buon conoscitore. E poi insegna a fotografare a mio figlio. Queste tre cose fecero sì che Cecchi e Sapegno si trovarono Paolino Monti, che voleva sapere tutto prima di partire, e diceva: allora io vado in Umbria, che cosa devo fare in Umbria e perché? Se volete vi faccio dei paesaggi, ma non credo che se... Loro dicevano sì, perché? E allora io dovevo intervenire e dire: guarda, quando vai a Todi, tieni conto che in piazza c'è una finestra da cui si affacciava la bellissima Nerina, che è quella signora che nella poesia diceva: la neve è alla montagna, l'inverno si avvicina, bellissima Nerina, che mai sarà di te? E questo è entrato nella storia
una scappata così però affettuosa, e allora bisogna fare quella finestra, bisogna prendere quell'angolo della piazza dei Todi soprattutto, che è straordinario, dove la Nerina aveva i suoi drammi d'amore. Ecco, diventato sindaco Guido Fanti, Pierluigi Cervellati ha una sua naturale salita, dico naturale per via dell'amicizia che li legava e li lega, e va verso una amministrazione urbanistica possibile, e decidono, saldando quindi l'opera di varie imprese, soprattutto di Paolo Monti, fotografo, in un'operazione, una mostra che si chiamava appunto Bologna Centro Storico. La legge da far passare era il centro, il piano regolatore, il vincolo della collina e via di questo passo, e i problemi della città messi in luce attraverso le dimensioni varie della divulgazione, non tanto in luoghi chiusi quanto in luoghi aperti, perché la mostra era esposta, le tavole di Monti erano esposte sotto i portici e la gente ci stava, e il riconoscersi nella propria casa o nell'Appennino da cui buona parte della città già proveniva, perché in fondo l'Appennino si svuotava, ma l'arrivo era spesso la città stessa. E siamo tutti un po' di quelle origini, anch'io in fondo sono un inurbato non bolognese, ma da Predappio di Forlì in fondo. E questo veramente 1970-1974, cioè nascita dell'Istituto per i Beni Culturali, è stato un motore che ha messo in convergenze diverse e ha fatto sì che si potesse pensare a che cosa. Ecco, questo forse è il punto più difficile di tutti. Se mai esistesse un luogo del futuro, non del presente, perché il presente era quello che era, si attendeva che la regione cominciasse a marciare e facesse di questa istituzione un suo particolare luogo, credo più sperimentale che non definitivo, capace volta a volta di assumere i problemi e di portarli a una maturazione. In realtà ci si domandava, ma se i beni culturali sono da riconoscere in ogni e qualsiasi aspetto, a cominciare da quelli infimi del paesaggio, quella strada, quel fiume, quella montagna, sono aspetti creati dalla presenza dell'uomo, leggi Gambier. Se tutti questi aspetti sono luogo presente comune di una vita che è proseguita, di una vita che noi interpretiamo e difendiamo, come faremo a prenderne dei pezzi per farli diventare l'elenco inventariale di ciò che è agenzia? Agenzia è quella delle ferrovie, che vuol dire passaggi a livello, stazioni ferroviarie, locomotive e rotaie. Era in fondo la contrapposizione fra un sistema, qual era quello a cui guardavate voi, e la logica dell'elenco, che però ahimè ha prevalso alla fine. Insomma. È verissimo, perché il nostro era un sogno politico, la risposta era una durezza interpretativa, volgare e quotidiana. L'idea di governo che noi avevamo incorporato nella nostra stessa azione, giudicando essere il governo responsabile nel suo stesso farsi del rispetto del paesaggio, della sua tutela, un governo che decide e non subisce dall'opinione, un governo che diviene interprete e che attraverso la scuola diviene anche responsabile, autorevole. Beh, questa mi sembrava essere un'idea alta, anche, ripeto, educativa, caspita.
E l'istituto era poi questo. Se la cultura si siede al tavolo del governo, ci deve stare pari grado, con la capacità di discutere. Non può essere neanche quella piccola consulente per giunta non ascoltata, per giunta disprezzata e presa a calci nel culo, che è normalmente. Mi presenterei volentieri come quello che Gnudi accettò come collaboratore nel 1953, salariato permanente, si chiamavano così allora, non salariato transitorio, salariato permanente, e che accettai ben volentieri questo, che era un modo per entrare dentro un'educazione quotidiana della cultura e di questa specifica cultura in cammino, con molte speranze. Poi in fondo anche questi pensieri dei quali abbiamo parlato e parleremo sono poi tutti frutto di un desiderio di muoversi dal vecchio mondo che aveva toccato i grandi risultati settecentesco, com'è questo, la Pinacoteca, il museo, l'educazione, le chiese che ti affidano il loro patrimonio al di là del culto e della religione. Cioè, i musei sono un'invenzione che la Chiesa fa straordinaria contro ogni sua, apparentemente contro ogni suo interesse, questo di spogliarsi delle grandi entità che ha creato. Beh, e poter camminare da questi raggiungimenti storici, proprio da loro, in questo modo, verso delle altre capacità che attraverso la sperimentazione esprimono novità di idee, novità anche di mezzi, anche se sembrano così difficili, politiche continuative e promozionali, e cioè buttano sul terreno, sul tavolo, meglio ancora, una continuità di spinte propulsive dietro le quali la cultura può camminare, può tentare di camminare, ma senza le quali non c'è cultura che tenga. No? Ecco, sì, devo dire che è arrivato a una discreta quantità di anni questo luogo che fu di sperimentazione allora, continua a ispirarmi ancora oggi. Oggi però il tema è più difficile, perché dal museo siamo passati all'ambiente, e l'ambiente è una gara più dura ancora.